Dunque, mi chiedete cinque parole per riflettere sulla idea, l'ideale di città. Preso alla sprovvista, provo a elencarne, a declinarne cinque. La prima mi viene in mente è il verde, l'ambiente. Non dico il mattone perché tanto c'è già chi ci pensa abbondantemente, distruggendo anche molto spesso gran parte del nostro territorio. Abbiamo bisogno di verde e ambiente per poter respirare meglio, per poter vivere meglio in un ambiente sano. Animali. In una città abbiamo bisogno anche di animali, oltre che di uomini, di donne, di persone, che possano aiutarci a convivere con loro in un ambiente appunto sano. Non posso non dire cultura, non nel senso di che molto spesso purtroppo molti di noi fraintendono la cultura come un'attività polverosa, noiosa, ma come diceva Thomas Eliot, non una sommatoria di attività, ma un modo di essere, di vivere, di una società, di una comunità, un ritrovarsi intorno ad alcuni valori comuni, intorno alla bellezza anche che viene proposta dal nostro patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico, e attraverso la conoscenza di questa bellezza costruire relazioni umane fondate sul rispetto, sui bassi toni, su un rapporto non violento, non offensivo, ma sereno. E, solidarietà, appunto, che viene di conseguenza, perché ecco, più che cultura parlerei di culture, perché abbiamo bisogno di riconoscerci anche attraverso le culture, conoscere l'altro da sé, il diverso da noi, sia per colore della pelle, sia per abilità fisiche, il diverso da noi. E nel riconoscere la sua cultura possiamo riconoscere appunto l'altro da sé, nel riconoscimento passa il rispetto fra le persone e quindi la solidarietà. Una volta si sarebbe detto, i giacobini avrebbero detto fratellanza, fraternité. Io credo che appunto questo è un altro elemento fondamentale a cui ci può in qualche modo portare, aiutare, veicolare appunto il riconoscimento e la conoscenza delle culture. E me ne manca una, mi pare. Vabbè, faccio un omaggio sempre alla mia, all'altra mia delega. Spazi per pratiche motorie, non dico tanto di sport, pratica motoria. La pratica motoria è fondamentale. Purtroppo in Italia si investe poco e ci si dedica poco, come alla cultura d'altronde. Eppure la spesa sanitaria verrebbe, e scientificamente e matematicamente dimostrato, fortemente ammortizzata se tutti noi potessimo praticare di più, fare più attività motoria. Non parliamo di sport agonistico, non parliamo di sport competitivo, parliamo della possibilità di muoverci, ecco appunto, in un ambiente sano dove c'è molto verde, la possibilità di creare percorsi di attività motorie che consentirebbero soprattutto agli anziani e ai più giovani, ma a tutti quanti, di poter attraverso l'attività motoria appunto recuperare benessere fisico, ma anche attraverso lo sport è possibile anche a costruire un'identità, una propria identità e un proprio, come dire, anche uno spirito di coesione sociale. Dico solo due cose infine. Questo nostro territorio, una parte del nostro territorio, ha conosciuto 2 anni fa un terribile terremoto. Ecco, noi abbiamo dovuto affrontare l'emergenza di ridare un tetto agli sfollati, riattivare le attività economiche, gli ospedali, le scuole. Eppure nel disastro molti dei nostri beni culturali, biblioteche, teatri, monumenti, chiese e molto nostro patrimonio di impiantistica sportiva è rimasto distrutto o inagibile. Io temevo che questo passasse in secondo ordine, eppure di lì a poche settimane dal terremoto i primi sono stati amministratori, ma i cittadini sono venuti a chiederci di ripristinare più presto possibile teatri, biblioteche, impianti sportivi, perché sono luoghi di coesione sociale, sono luoghi di aggregazione, luoghi di costruzione dell'identità comune. E purtroppo molto spesso nel costruire l'idea di città, nel definire le nostre politiche urbanistiche, tutto questo lo dimentichiamo. Eppure una politica urbanistica non è soltanto edificare, tirare su palazzi, sarebbe la lungimiranza e l'intelligenza di fare questo, unire cultura, unire sport, unire solidarietà, unire fratellanza e fraternità in un'idea di città dove lo sviluppo anche edilizio sia fortemente in sintonia e integrato in quest'idea ideale della città e dell'urbe.